I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Guarda il primo messaggio, Maurizio, tu dovresti essere contento perché nella vita bisogna essere pagati quando si lavora, no? Ma soprattutto bisogna essere appagati, perché se tu fai un lavoro dove ti pagano ma non sei appagato, è vero, ci si ammala alla lunga, no? No, si ammala non fisicamente, a volte anche fisicamente, però insomma comunque di umore. Maurizio, esci il momento elettronico oggi che è venerdì e quindi un messaggio che arriva alle 9.07 già di gente che ti attende. Avevamo detto che era l'ultimo, esatto, quello della settimana scorsa. Sì, allora, lo stai dicendo, guarda, lo stai un po' dicendo. Lì c'è Faso, che è il maestro del, no? Dice Faso che è il maestro, gli Elio che si sciolgono e poi fanno l'ultimo degli ultimi. Tu continui a dire che ti ritiri, ti ritiri. Mi hanno anche preparato la console oggi, però vediamo. Ragazzi, non lo so, Maurizio, se sei coerente, tieni fede alla promessa che hai devo fatto. Devo starlo a dire. 2, la mano, 3, 4. E basta, guarda il droplet, guarda tutto intorno a droplet. Te. Tutto intorno a te, come Vodafone, cos'era? No? Va bene, insomma, ragazzi, buongiorno. Oggi è venerdì 9.09, 12 di aprile. Le previsioni del tempo dicono che arrivi, se non sbaglio, arrivano dei venti dall'Africa, si arriverà a 40 gradi. Insomma, sarà un weekend bello caldo, bello caldo. Ma è già questo il weekend del fuorisalone, salone. Allora, adesso la settimana prossima arriva tutti quelli lì del salone del design. Inizia già ora? Sì, già non è il prossimo, di solito inizia di martedì, mi sembra, non lo so. Comunque qui a Milano adesso arriva un sacco di gente che porta cose scomode, ma che te vogliono dire che le devi comprare perché sono belle da vedere. Io giovedì sarò al Salone del Mobile. Davvero? Insieme all'ottimo Alessandro Cattelan, esatto, per la diretta di Radio DJ. Noi non si fa mai te. Ma perché Cattelan è quello che vive a Milano e ama le cose di Milano. Lui è proprio, lo vedi che è proprio. Io quando arrivo al Salone del Mobile di solito vado a Roma, no? E poi sono solo amici che lavorano lì, tra l'altro, quindi insomma. Però invece no, ma Cattelan è quella Milano lì un po'. Comunque dal 16 al 21 aprile, quindi fino a martedì siamo salvi. Alle 20, io lo vedo, le 20, lo vedo vestito da armadio, cioè lui gli piace le sfilate, la moda. C'ha un'energia sto ragazzo, sei giovane, sono giovane. Giovane di io c'è la settimana della moda, settimana della moda e vado via. Taxi, non trovi taxi, un sacco di gente. Arrivano tutti quelli con le scarpe con i peli, poi dopo i capelli storti. Cosa sono le scarpe con i peli? Quelle il Gucci si chiama, quelle ciabatte. No, che però, reference. Sì, no, però arrivano tutti questi strano, il cappotto che di qua è blu, di là è giallo. È destrutturato. Tutto destrutturato, le cose, tutti artisti. Che bumerone. Io sono di Brescia. Che bumerone. Se non lavori con le mani, non lavori. Sì. Detto da me, tra l'altro, che non faccio un cazzo. Esatto. Addio che ridere. Dai, iniziamo. Quindi trasmetti in diretta da una sedia fatta di cartone. Felicità. Un'emozione che non sai descrivere, viene e va. Giudice! Salvi a te! Cos'è la rima? Ho letto un messaggio. Sul volto tuo! Universo, sono pronto. E felicità! Ci si accusa, eh? Di cosa? Allora, che succede? Enrico scrive: è meglio che nessuno di voi parli di coerenza. È da ottobre che avreste dovuto sospendere i vocali e ritornare alle telefonate come una volta, invece siete ancora lì con quei vocali. Ha ragione. È vero. Siamo deboli. Va bene, ragazzi, vi volevo solo dire questa cosa. No, che ieri ho voluto fare questo esperimento ieri, proprio decidere a tavolino. Mi fa già fatica. Decidere a tavolino la giornata, non dico perfetta, ma una bella giornata, no? Proprio a tavolino, mettendomi tutte le cose che mi piacevano. Quindi sono venuto qua e ho fatto la radio, è andata bene la puntata, mi sono divertito. Non sono andato in palestra perché ero stanco, il mio corpo mi diceva riposa. Ascoltatevi. E sono andato a casa, ho risistemato delle cose, non dico che ho scritto perché sennò mi dice ma che scritto. Sono andato a casa, sono lavato le ascelle, tutto, che ieri avevo questo problema così. Poi ho fatto pranzo, spaghetto con le vongole e birra ghiacciata, che per me è la vacanza. In casa? No, sono andato proprio al Risto.
Arista. A Prato. Poi. Ok, bene, poi ho fatto altre cose che mi piacciono, tutto a posto. No, questo voglio sapere. No, sono andato a comprarmi un libro che mi interessava. Insomma. Poi cena, mi sono piazzato 4 cosce di pollo che proprio mi piace, perché a casa mia quando compriamo il pollo, quello allevato, mi raccomando, allevato a terra. Con le carezze. Vedi? Con le carezze, così. Ovviamente quando tu compri il pollo c'è l'assalto alla coscia, certo. No? Perché i miei figli merda, anche se sono dall'altra stanza, io mi prendo di nascosto il pollo. Capito? Ma la coscia dei bambini si sa. Col cacchio. Allora mi sono preso solo le cosce. Ok. E poi dopo doveva esserci il grande finale allo stadio Milan-Roma. Certo. Facilissimo. Facilissimo, no, però sulla carta. In casa. Poteva essere. Arrivo allo stadio, tutto per fare. Arrivo allo stadio, sì. C'è Valerio Mastandrea. E io dico a quello lì che ha invitato me. E ha invitato lui. Sì. Non lo devi invitare lui. Ma come? Ci sono 3 uomini che non si invitano quando c'è a Roma: Valerio Mastandrea, io ho detto Favino e Amendola. Te lo dico io perché io quando guardo le partite con loro vince sempre la Roma. Ho detto adesso c'è lui, vincerà la Roma. Me l'ha messo a fianco. Okay. Io ero praticamente a bordo campo. Gli ho detto no, ci dobbiamo spostare, non ci possiamo star vicini perché qua salta un'amicizia. Ha vinto la Roma. Comunque fino. Giornata rovinata. Al 13esimo tipo. Comunque fino a. Però ero lì vicino a De Rossi, a me piace un sacco De Rossi. Perché poi qua ci sarebbero da fare due cose. Parlare da tifoso è una cosa e parlare da sportivo. Parlare da tifoso vuoi solo vincere e hai sempre ragione tu. Parlare da sportivo. Sto De Rossi è una bella storia, Viola, dovresti scrivere un libro. Io? Cioè, è il fratello più grande che torna a casa e diventa il padre, è proprio bello. Poi gira lì con queste mani in tasca, gli esce il testosterone come proprio da Amendola. Ieri guardavo e dicevo, quei pantaloni. Lo vedete quanto siamo, E poi, ovviamente da bresciano milanista tifoso, non posso fare i complimenti all'Atalanta, invece cacchio l'Atalanta ha vinto 3-0 a Liverpool. Da sportivo, è una bella storia. Sono belle storie che però fa male raccontarle. Se sei dall'altra parte. Ci appassionano tantissimo. A voi non ve ne frega niente. Non parliamo di calcio stamattina, ma parliamo di tante belle cose, ma soprattutto adesso diamo un po' di brio. Oh, senti qua. Oh, è una bella storia. È una bella storia. 4 cosce di pollo. Ma pollo arrosto, sì. No, fatte con la cipolla caramellata di Tropea. Ma dove l'hai presa sta roba? È una roba che quasi quasi le volevo tenere lì. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Il mondo si divide in 2 categorie e voi adesso potrete capire, cari ascoltatori, a quale delle 2 categorie appartenete. Se riuscite a tirare sul labbro così come Billy Idol negli anni 80-90. Ce la fate? La Viola ce la fa, guarda che brava, ce la fai tu Maurizio? No, uno solo. No, è un lato solo del labbro e lo devi. No! Così è bello che fa ridere perché fai delle facce stupende. Bene, così. Alza solo. Uno. Devi alzare solo il. Quello è da che c'eri? Vai, rifallo. Da ridere, aspetta, vai. È difficile. Devi tirare su solo un lato del labbro, sì. Ve lo ricordate? Immagino quelli della nostra età se lo ricordano. Un po' schifato. No, un po' schifato. Non è che te ne ciapanno il chi. Però va bene. No, così va bene, va bene. Allora, ragazzi, scusate, deve partire il programma. Sapete che il venerdì è un po' come se come quando c'era la supplenza a scuola. Oggi è venerdì. Sarà il momento elettronico, lo scoprirete più avanti. Non è deciso, non è ancora sicuro. No. Non è ancora sicuro. No, volevo dire, e dopo iniziamo, non vi facciamo la cosa vi è rimasto in mente della settimana, c'è tanto ho capito che non ci cagate più. Giustamente, avete imparato, era questa la lezione, cioè non ascoltarci. Io non mi ricordo niente. Per me, tabula rasa, alle 10, tabula però rasa. Però devo dire, guarda, arrivano le foto degli ascoltatori con l'abro. Bravi! Matte bene, bravi. Bene, anche la Miriam bene. C'è anche un video. C'è anche il video di Cangio ha fatto il video. Sì. Ah, vedi la Steffi fa anche il giochino. Fa. No, il famoso giochino che si faceva il filo finto. Vi ricordate che facevi finta di mettere il filo nel labbro e poi.
Sì, vabbè, sono comunque bravi, cari ascoltatori, fate parte di... No, e poi... Vabbè, comunque, ieri, dopo iniziamo la puntata, ieri ho detto questa cosa. Vi do un consiglio, ma non vuol dire che non dovete fare quello che state facendo. E il mio è un consiglio. Continuare. Esatto, tutti i video, tutta gente deformata praticamente in faccia. Penso a Linus e Nicola che gli arriveranno. Tutti questi messaggi, tutti con la... Dico, che c'è? Ma tutti con labbro leporino. No, allora, ascoltami. Sì. Ascoltami. Ieri ho detto, ragazzi, scusate, mamme, papà, così, non mettete nel vostro profilo mamma di, papà di. Non vuol dire non mettere che siete papà e mamma, però non identificatevi, il senso era, dentro solo quel ruolo di padre o di madre. Siete anche papà, ma siete anche soprattutto donne, uomini, siete esseri umani, siete, insomma, siete tante, tante cose meravigliose. Ridursi a un ruolo vuol dire un po' ridurre, mettere dei confini a una cosa che è... Maurizio continua a fare la prova dell'altro. No, continua a arrivare messaggi a me della tua spiega, non me ne frega niente. Alcune donne si sono risentite, alcune mamme si sono risentite tra di loro nella chat. Come va bene? No, si sono risentite. Allora io non è che vi chiedo scusa, perché io la porto avanti questa cosa, ci credo fortemente. Ma ti hanno scritto veramente? Si sono un po' risentite dicendo, ma io amo i miei figli, ma perché non posso? Non è tu che non puoi, ma non nessuno, ma poi sono io, ma che vi... Però posso dire una cosa? Sì. Se tu, dico solo una cosa e poi parte una bellissima canzone. Se tu metti la tua identità, cioè se tu ti identifichi in quanto madre, stai appiccicando a un'altra persona che è tuo figlio, la tua salvezza. Cosa vuol dire? Tu lo vedi che poi quei bambini diventano uomini e poi si sposano e la suocera è sempre in mezzo alle palle ed è che lei va in competizione con la nuora, si chiama, la moglie, la nuora. Ma non è che, capito, perché se gli porti via il figlio lei non sa più chi è, soprattutto poi... È vero? C'è la finestra aperta. C'è la finestra aperta di qua. Ah. Pensavo fosse Maurizio. Se tu gli togli il ruolo a questa qua, dopo lei tutta la vita vuole fare la mamma, tutta la vita, anche quando non deve più fare la mamma, deve mollarlo sto figlio. Il figlio è schiacciato da una moglie che gli dice: però tua mamma, mamma. E lui, poverino, è un figlio, non può avere la forza di rompere lui quella catena con la madre. Per cui dico, ragazzi, non appiccicatevi sulla vita. Lasciatela. Se ami una persona, la lasci libera. Quello è tuo figlio e tu sei mamma tutta la vita, ma non può essere il tuo ruolo che vieni e come le faccio io le lasagne, non le fa mia figlia, e come mollateli, perché sennò poi sti uomini, ste donne qua che ci hanno addosso sto genitore, i genitori devono anche levarsi dalle palle a un certo punto, perché il ruolo di genitore non è spianare la strada per i figli, ma creare i figli per la loro strada. Cazzo, dom! Solo questo volevo dire. Continuano ad arrivare messaggi dei le labbra alzate. Questo appassiona, no? Genitori, e tu moglie, non ti accanire su tuo marito se la mamma è così, perché lui poverino con la forza non ce l'ha, parlatene, agite insieme. Oh, l'altro giorno ho visto il documentario su George Carlin. George Carlin è uno dei comici, adesso non c'è più famosi in America, una specie di Beppe Grillo, quando Beppe Grillo faceva quelle robe lì, insomma, che era un po' rivoluzionario su certe cose. E era quello, per intenderci, dove Luttazzi aveva preso i monologhi e poi l'avevano accusato, insomma, erano identici, insomma, vabbè, comunque quello lì, c'è un documentario sulla HBO che, stando in America, sono riuscito a vedere, e a un certo punto lui c'ha una mamma invadente a un punto tale che la moglie gli sta morendo tra le mani, perché c'è questa energia della madre in mezzo alle palle. A un certo punto lui torna a casa, perché la moglie è stata male, continuava, beveva così. È andato a casa e gli ha detto: mamma, te ne devi andare da casa mia. E dice: quel giorno è stato il giorno più bello della mia vita. Pensa a te, a dove si arriva per aver messo su Facebook mamma di... Che situazione ci fai? Quella chiamano estate. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Questa la cantavano sempre i nostri nonni, i nostri genitori. Comunque anche i papà, con le femmine, con le figlie femmine, la mia principessa sono io, come ci sono, raga, mollatele ste figlie che poi dopo vanno in giro, non si sentono in colpa solo se si fidanzano, perché sei tu, siamo io e te, non troverai mai. Non troverai mai uno alla tua altezza, perché tu, la mia principessa è la persona più importante, amo più te della mamma, mollatele ste figlie femmine, perché ragazzi non va bene. Ecco. Un messaggio. Poi dopo arriva il ciclo, stanno a letto 3 giorni devastate perché la loro femminilità le distrugge. Un messaggio.
Sì, ruoli, mamma, papà, abbiamo capito. Io non ho capito perché mi sono perso la cosa del labbro. Che vuol dire del labbro? Come si mette? Che è? Alla Billy Idol. Alla Billy Idol, vai. Così, così. Così. Bravo, Maurizio! Bravo, Mauri! Entro la pubblicità. Stai così. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. È una bella, un bel feeling che esce da questa canzone. Purtroppo Maurizio ti devo dire questa cosa. No, ti devo dire che il popolo, la gente, gli italiani, gli elettori vogliono il momento elettronico. Dategli corazon. Io ho dei messaggi. Io vi sto ascoltando dalle 9 solo per aspettare il momento elettronico di Maurizio. Non si fa così. Capisci adesso, Maurizio? Cioè, io e Viola oggi potevamo anche. Posso dire una cosa? Ma noi venerdì, ma stiamo a casa. Ma idea, grottio. Posso dire una cosa? Ma allunghiamoci il weekend. Tanto la gente il venerdì vuole solo il momento elettronico. Registriamo due cose, vabbè, diciamo sì, ciao ragazzi. Tanto è tutto un aspettando il momento però è l'ultimo. Buongiorno Maurizio, mi sei diventato il profumaio del momento elettronico? Cioè, sì, è l'ultimo, è l'ultimo. Ce lo fai annusare. No, e poi lo fai o non lo fai? Sì, o no? Forza. Dai. Però se fai il profumaio puoi anche non farlo, ciao dai. Ragazzi, Luca da Verona, vi voglio bene. Da Verona, non avrei detto dall'accento Verona. Vero. L'avrei preso un po' più giù. Maurizio. Qui la banda c'è, quindi allora il momento elettronico c'è. La gente vuole quello, non vuole sentirmi dire lascia stare. Poi tra l'altro hai notato questa cosa, Viola, sì. Quando abbiamo detto delle mamme, sì, che si identificano con i figli maschi, vabbè, qualche messaggio, ma nel dire ai papà smettetela di desiderare così tanto di essere amati dalle vostre figlie, da invece di fare. Mi si sono incazzati gli uomini di più, e anche aggressivi. Questi stai zitto, fatti i cazzi tuoi, esatto. perché la mia principessa, sì, la mia. Come si vede che non hai figlie femmine? Uno ha scritto: tu non hai figlie, non puoi capire. L'altro dice: ma hai rotti coglioni, sì, sì. Perché quel tema lì? Questi guai, sono, perché ti senti nel bene quando lo fai. Tu, quando il vero danno di quando fai il danno è quando tu pensi di fare del bene. Perché se tu sai che fai il male, sei uno stronzo, lo sai, e sei libero la sera, ma invece quando pensi di fare il bene e non ti accorgi che fai il danno, lì quando uno ti dice una cosa che ti dà fastidio, via giù, no, perché sono qua sotto. Vai, poverino. Oh, ma gridato uno, faccia di merda. Ok. È bella la banda. Maurizio, quindi? Io e Viola ce ne andiamo, ragazzi, sentiamo lunedì mattina. Io e Viola andiamo, finisci tu. Il mio inviato Christian dovrebbe essere ancora e allora lo sapevi. No, lui è lì. Sì, profumaio, ha ragione l'ascoltatore. No, Christian è stato lì tutta notte. Vai, a aspettare. Se c'era, non c'era il collegamento. Ma poi lì dove? Sentiamo dove sentiamo. A te la linea, Christian. Vai. Grazie della linea, Maurizio. Per questo ultimo momento elettronico sono ritornato l'ultimo nella città da cui è nato tutto, Pavia. Infatti sono qui in Piazza della Minerva, dove sono stati allestiti i super, mega, ultra, iper, maxi schermi. Oggi ospite speciale Jerry Scott. Vuoi dire qualcosa, Jerry? Signori, sono lo zio Jerry. Ebbene sì, anch'io ascolto il momento elettronico del Maurizio Rossano. Grazie Jerry. Mi raccomando, sì, ascoltatelo anche voi. L'accendiamo? Bene, è tutto pronto per l'ultimo momento. Non era Claudio Lauretta. Potrete questo riascoltare su Maurizio _ Rossano. Non l'accendiamo? Signori. Sempre bravo Christian, sì, anche Jerry, signore. Cosa vuoi dire al Jerry Scotti? Non gli vuoi dire niente allo zio Jerry? Maurizio. Ecco. Maurizio. Maurizio. L'hai fatto cattivo sto giro, perché è l'ultimo. Godetevelo. Mi si accusa. Se non hai figli non puoi capire. Vai.
fulmine. Se poi non le hai fermine. Come pecore in mezzo ai lupi, Maurizio. Evviva! Evviva! Albertino, no! Stai ascoltando il momento elettronico con Maurizio Rossato. Have a candle or a fist, nigga, hold it up. Wow. This is the sound. Fra una, dai. Per l'ultimo momento elettronico. Una. Oh, ma mi sta salendo. Aspetta, ti sta salendo. Cioè, mi sta salendo. Lo sento. Maurizio! Vai oggi così tanto! Non lo so, si crede che... Wow! Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ai, che ridere. Allora, era l'ultimo momento elettronico di questa settimana. No. Poi c'è la prossima, poi tra l'altro adesso scusatemi, ma con un tipo con un 2 giorni di vacanza, c'è un mese di vacanza tra 25 primo, perché il primo è un mercoledì e il 25 è un giovedì. Quindi probabilmente qualcuno farà 25, 26 che venerdì fa il ponticello, 27, 28, poi lì c'è il 29, 30 che è quel lunedì, martedì. Si riesce a prenderti quei due lì, ci attacchi il mercoledì che è il 1 maggio. Poi capito niente, capito. È una settimana con 2 giorni di vacanza e no, 3 col venerdì. Di solito questo è l'articolo che esce il 2 di gennaio. Sì, che ti dico, quest'anno con 2 giorni di vacanza, 7. No, allora, se ti prendi il venerdì e il lunedì e martedì, che comunque sono 3 giorni, però ce ne sono altri 2, che è il 25 e l'1, più il weekend, quindi ti fai un bel quasi 10 giorni. Ma no, se noi ci prendiamo il venerdì non c'è il momento elettronico. Giusto. Noi mi sa che siamo sostituiti. Ma quando? Allora. Non lo so, non mi è ancora arrivata non la. Non avventurare. Sara Foresti. Aspetta. No, allora, quel weekend lì forse noi. Perché weekend... sapete. No, però siamo. Quando veniamo su, cioè quando cambia la programmazione, arrivano i programmi da 3-4 ore, no? Quelli che partono dalle 5 a mezzogiorno ce n'è uno. No, quello d'agosto. Quindi quello ci brucia. Noi probabilmente siamo sostituiti. Dove andiamo? Dove si va? Ma noi siamo insostituibili. Ma come è possibile? Ma tu non sei sostituibile. Fammi volo sostituibile. Ma quello che la domanda è: sono via tutti? Perché uno dice dove si va? E poi uno dice: ma dove vai? Che è pieno di. Mio papà mi avrebbe detto che mio papà era uno smorzaosei. Ma andetendo, che è in giro te? Cioè, dove vai? Vai che in quei giorni è tutto pieno di. Stai a casa, quindi sono i giorni da stare a casa. Questo è il quartiere che si svuota. Qua c'hai i soldi. No, ma tu vai al mare, tra l'altro è estate, vai al mare, è murato di gente ovunque, tutti i prezzi, tu. Qualunquisti. E dove oggi qualunquisti. Stiamo qua. Così. Allora. Sostituiamo noi sostituibili. Facciamo una staycation. Qui vi volevo. Attenzione. È da mesi che aspetto. Staycation. Non so. Staycation è una vacation, ma stando. La staycation. Staycation. Ah, ecco.
E tu tiri giù le tapparelle, fai finta di essere uscito. Mio zio l'aveva fatto, ti ho dovuto prendere 3 giorni chiusi dentro per dire che erano andati via 3 giorni. Quella era una staycation. La staycation, hai mai fatta Maurizio la staycation? Sì, ogni tanto. Che c'è, pensi di andare, invece resti. C'era mio nonno che mi diceva te do il niguti d'oro, ti do il niente d'oro, no? Come te il niguti d'oro al compleanno? Ah, oh, ma io hai capito? Avevamo dei messaggi, Maurizio. Ma non c'è tempo. Annaggia. Vabbè, uno lo sentiamo alla fine, sì, che ti piace. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Questo trano per... E allora? Tutte le volte entriamo e poi lui ne ha ancora da dire. Certo. Questo sotto di te. Ah. Allora, ok. Cos'è che ha detto? Boh, sotto di te. Qualcosa. Ok, aspetta. Okay, Maurizio Rossatto, ma non è fantastico? Ma la fa lei sta voce o la macchinetta? Boh. Momento elettronico! Allora, scrivici perché tu stai bene. Oh, questa è gente laureata, giacche e cravatte, sta andando a lavorare, c'ha degli uffici, c'ha dei dipendenti, c'ha delle, responsabilità. È un padre di famiglia, di maschi e femmine. No, Maurizio, sì. Non vado via se non me lo fai risentire. Vado, te lo dico. Momento elettronico! Dai, mi piace il finale. Qua. Prendetelo voi e crocifiggetelo. Radio DJ, la trovi anche in podcast.